Non c'è narrazione senza un dove e un quando. Spazio e tempo sono due pilastri fondamentali del testo narrativo. In questo video ne daremo una definizione essenziale. Quanto basta per entrare dentro una storia e comprenderne il senso profondo, per leggerla con uno sguardo diverso, più attento, meno superficiale. Partiamo dallo spazio. Le azioni narrate in un racconto o in un romanzo si svolgono sempre in uno spazio, ossia in un luogo o in una serie di luoghi che possono essere più o meno definiti. In un racconto o in un romanzo, l'ambientazione può essere di due tipi. Ecco un esempio del primo tipo. La cittadina di Verrières può essere considerata una delle più graziose della Franca Contea. Le sue case bianche con i tetti aguzzi di tegole rosse si stendono sul pendio di una collina, le cui più piccole sinuosità sono messe in risalto da macchie di robusti castagni. Il Doubs scorre qualche centinaio di piedi sotto le fortificazioni, costruite un tempo dagli spagnoli, ed ora in rovina. La breve sequenza è tratta dall'incipit del romanzo Il rosso e il nero dello scrittore francese Stendhal ed è un esempio di ambientazione realistica. La prima parte della vicenda si svolge a Verrières, una cittadina francese della regione della Borgogna Franca Contea al confine con la Svizzera. Le case bianche, i tetti aguzzi con le tegole rosse, i boschi di castagni e il fiume Doubs, nonché la collocazione nella Franca Contea, sono tutti elementi di un'ambientazione realistica. Il termine realistico ha due significati. Realistico nel senso di letteralmente esistente. I luoghi in cui si svolge la vicenda raccontata esistono realmente, ad esempio una città, un monumento, un paesaggio preciso, eccetera. E realistico nel senso di verosimile. I luoghi, anche se inventati, hanno tratti e caratteristiche del tutto simili a quelli del mondo concreto. È quello che succede quando si descrivono ambienti comuni come uno studio medico, una scuola, una caserma, un bar. In entrambi i casi il lettore riconosce i luoghi descritti come appartenenti al suo mondo reale, uguali o simili a quelli che frequenta o che potrebbe frequentare in futuro. Passiamo ora al secondo tipo di ambientazione con un esempio tratto da un racconto di James Ballard. 200 o 300 metri sulla destra comparve la prima discarica acustica, riservata ai rumori d'aereo ramazzati dalle vie cittadine e dagli edifici urbani. Consisteva in una fitta serie di pannelli fonoassorbenti schierati su diversi ettari. Nel racconto compare una discarica dove a fine giornata vengono cestinati i suoni che quotidianamente invadono le città. È evidente che un luogo simile non esiste, per cui l'ambientazione della storia è fantastica. In questo caso, i luoghi in cui succedono i fatti del romanzo o del racconto non possono esistere nella realtà concreta e appartengono quindi a un mondo che non esiste e che non è mai esistito. Una città con le macchine volanti e con il teletrasporto. Un mondo in cui gli uomini sanno volare. Ambienti in cui i personaggi leggono i pensieri degli altri. La storia si svolge quindi in un mondo di fantasia che non ha tratti in comune con la realtà vera e concreta vissuta dai lettori.